Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Albania italianofona dobbiamo parlare di una realtà italo-albanese molto particolare, di una realtà italo-albanese italiana, dunque in Italia. Ospite di oggi è Lucia Martino, uno degli Arbëresh, che chi li conosce sa che rappresentano l'Albania in Italia. Grazie di aver accettato questa intervista. Grazie, grazie a voi. Mirdita Gisle, Shum Fale di Juve. È doveroso un saluto nell'antica lingua Arbëresh. E Gis Juve Motra e Vleser Shkin Shkiperi. E grazie intanto per l'invito. E quindi sono felice di dare il mio contributo a quella che è la realtà di noi Arbëresh in Italia. Noi viviamo in Italia, ecco, giustamente come lei dice. Siamo italiani, ma siamo anche all'interno, ecco, dei vecchi albanesi, gli antichi albanesi. E chi sono gli Arbëresh? Voi lo sapete perfettamente, la nostra storia. Sicuramente Ma, si può ripetere per ecco, chi ci ascolta. bene, gli Arbëresh Dove sono... Sì, allora io intanto mi presento, mi chiamo Lucia Martino e vivo in una comunità Arbëresh in Calabria, Frascineto, Frasnita. E in provincia di Cosenza si trova nel Parco Nazionale del Pollino. Ci sono anche altre comunità che sono qui nel Parco Nazionale del Pollino, molto anche loro importanti, fra cui voglio nominare l'Umbro, che è la sede dell'eparchia, che è molto importante, anzi, grazie proprio alla Chiesa, noi, e grazie anche alla donna, sono le colonne portanti, ecco, della nostra conservazione, della nostra. E io vivo qui sin dalla nascita in realtà e mi sento Jamni Gru Arbëresh, mi sento italiana, mi sento Bisogna cittadina dire a europea. chi ci ascolta che voi siete una delle poche comunità che avete conservato, secondo me, in modo meraviglioso l'identità della lingua, l'identità della cultura, l'identità storica albanese, no? In un paese democratico Assolutamente. come l'Italia, poiché di albanesi come voi si sono anche in Grecia, però non hanno potuto conservare la lingua e la cultura come voi avete fatto. Esatto, siamo stati anche fortunati, tra virgolette, perché quando Skanderbeg ha deciso, ecco, di salvare il patrimonio culturale dell'Arbëria, cosa ha fatto? Ha svuotato le comunità, i paesi, i villaggi, chiamiamoli, dall'Albania e li ha trasportati in varie ondate migratorie qui in Italia. Quindi maggiormente si sono fermati in Puglia, in Calabria, in Sicilia. In Puglia purtroppo non ce ne sono più, in Sicilia ce ne sono, ma la maggior parte si trovano qui in Calabria. Quindi noi cosa abbiamo? Chi siamo noi? Noi siamo una realtà, secondo me, una testimonianza unica al mondo, perché in maniera pacifica, ecco, soprattutto in questi periodi purtroppo anche di guerra, ecco, che cosa c'è? Noi pacificamente ci siamo integrati, abbiamo trovato la libertà di esprimere la nostra identità. In che modo? Ecco, ci sono stati dati delle terre ai nostri avi, naturalmente. Ci sono stati dati delle comunità svuotate da altri movimenti, perché sappiamo che i popoli emigrano, quindi queste ondate migratorie nel Stiamo mondo, emigrando soprattutto. ancora dall'Albania, E siamo siamo nella prima ondata ancora, ecco, purtroppo. stiamo ancora migrando, e su questo vorrei poi dare una spiegazione, quindi una mia considerazione. Quindi, tornando a chi sono gli antichi Arbëresh, siamo noi che abbiamo conservato la vostra storia, il vostro patrimonio. Come? In che modo? Nel modo più naturale possibile. Perché? Perché nelle varie famiglie, nelle case si respirava l'aria Arbëresh e non si conosceva la lingua italiana. Io, quando sono andata a scuola la prima volta, ero ignara di vocaboli italiani e già ero una fortunata perché nella mia famiglia c'era mio padre che era italiano, quindi qualche parola italiana comunque in famiglia la sentivo. Certo. Però ci sono persone che non hanno mai, non conoscevamo l'italiano. Quindi io dico che fino al 1950, gli anni 60, gli Arbëresh hanno conservato attraverso la poesia orale, attraverso la poesia popolare, le tradizioni orali.
perché tutti siamo stati analfabeti e abbiamo conservato di generazione in generazione tutto ciò che i nostri, le nostre mamme, le nostre nonne ci raccontavano. Pralas, conga, favole dunque. Cucina, costumi, schiepie, kishveshim der pash, perché qui Frascinetto, voglio, prima che mi dimentichi, è una delle comunità importantissime. Perché? Perché noi conserviamo il martedì di Pasqua quella che è la vera identità a Brescia, cioè il martedì dopo Pasqua, da sempre, tutti gli Arbresh della comunità di Frascinetto e anche a Civita è conservato, che cosa? Ognuno, ogni nonna, ogni mamma apre il baule, tira fuori tutte le ricchezze ereditate a loro volta, anche il loro vestito di matrimonio, e lo fanno indossare alla propria figlia, alla nipote o anche se stessa, e se è ancora in grado. Questa è una cosa molto importante, poiché è certo. Porta la storia, porta tutte le fondamenti di questa comunità. Intanto, tornando ad attualità, visto la ricorrenza dell'8 marzo, che è un giorno internazionale delle donne, potresti far sapere come lo fanno festeggiare o commemorare le donne Arbëresh, dunque questa data simbolica? Allora, intanto, come abbiamo già detto in premessa, noi siamo italiani, siamo calabresi, e quindi cosa facciamo? L'omologazione, la globalizzazione, ecco, ci sta portando verso il declino, verso l'oblio, verso l'omologazione della nostra identità. E quindi ecco perché il martedì è importante, lo lasciamo da parte adesso, questo per il momento, per ritornarci eventualmente. La donna, Arbëresh, fa un po' quello che fanno tutte le donne italiane, cioè le festeggia come lo festeggiano in Albania, come in Canada, come a New York, la festa della donna. Ma a mio avviso, a me chiamano una guerriera, mi chiamano i soci dell'associazione Vorea, perché voglio portare avanti, e quindi ringrazio molto per questo contatto davvero di cuore, perché dà la possibilità di parlare della donna Arbëresh. Io un po' nel 2017, non so se si vede, si vede queste bene, immagini, sì. Sono andata a fare la guardia, dunque. A una manifestazione per rappresentare che esiste anche la donna Arbëresh, quindi per esprimere quelli che sono i nostri bisogni, no? Ma soprattutto per raccontare la nostra identità. E quindi ho incaricato una mia carissima amica, Lucia Amato, una signora, una poetessa popolare, a scrivermi questa poesia in occasione. Facci ascoltare, con molto piacere. Ok, allora, Urime Gruajes. Tette marsi piotare, enderò migrat, e gli sietz. Shumurime nai bami, e me giuhar brist ju e somi. Poi emi ed et il muar per cotiet ciurruiu nua. Grue e aburri, ci e pamur, i bambit me zambie sciù. Caspic mangon mi grua, generata u fernua. Murgit sciocherat, murgit bilt. A io spi, oste gramis. Burri catunzogn vet, se tecni curv, u bandi vet. Diegne mir cocciu som, scinie mir cine boni, per atagrac min duoni, a to scupeta chini sutrarni, e a ta creatura ci violendarni, os mai maviam cacci boni, se shum donnartur te chietarroni, e ca fundi pisses vene fernoni, po parca gliesne timzot, se cto tru che tu endroni. Ecco, questa l'ha scritta Lucia Amato. Ma anche per chi non conosce l'albanese, l'Arbëresh è una lingua, cioè c'è una differenza fra gli Arbëresh e l'albanese letterario del tutto naturale. Però era bellissimo. Ascoltarlo significa la vita della donna, come la dobbiamo rispettare la donna, come essere è sicuramente importantissima per famiglia e la società, no? La donna
è stato in tutte le culture, non soltanto nella cultura Brescia, è il punto di riferimento del mondo. Ecco, perché ha trasmesso proprio questa cultura attraverso i racconti, attraverso le ninna nanne, ci sono delle ninna nanne bellissime, attraverso la cucina, attraverso i canti, attraverso tutto, attraverso la preghiera. Ecco perché dicevo che la liturgia e la donna sono le colonne che hanno conservato appunto questa nostra identità, grazie proprio alla donna. In effetti, purtroppo, Lucia, il mondo è maschilista. Una volta era matriarcale, però è maschilista e purtroppo c'è discriminazione ovunque, anche nelle società sviluppate, come nella nostra società in Albania in via di sviluppo. Le donne arbres si sentono discriminate? Qual è la realtà? In famiglia e in società. Essendo italiani, l'abbiamo detto. Dunque, come dicevo prima, un po' non esiste, ecco, questa differenza. La donna arbres in realtà, ecco, è quella che sente questo senso di appartenenza, quindi ha questa consapevolezza un po' come sono io, ma ci sono anche altre donne. Magari non hanno gli strumenti per manifestare il senso di appartenenza, lo fanno nelle famiglie, lo fanno nelle case, attraverso i canti, attraverso i costumi, attraverso tanto. Ma non esiste, ecco, una differenza fra la donna arbres e la donna italiana. Io troverei, ecco, una sola differenza, che quello che diceva lei del matriarcato continua ad esistere nelle famiglie dove c'è la nonna. Ecco, io sono una di quelle donne che mi pongo con i figli, mi pongo nella casa e quindi, come dire, come ho visto fare nella mia Lei è una famiglia. famiglia matriarcale, per quanto capisco. Esatto. Mi chiamano generale perché impongo così come faceva la mia mamma, la mia nonna. Tutto. Esistono altre donne. Però, ecco, non, fra i giovani non c'è questa consapevolezza. E quindi il mio appello è proprio, grazie proprio attraverso questo colloquio, questa chiacchierata, di far conoscere un po' l'appello di aiuto se vogliamo davvero conservare, anche se, fra virgolette, in minima parte, questa antica storia, questo patrimonio. Ecco. Matriarcale, la dobbiamo dire. Intanto, per conservare serve sempre anche l'istituzione, dunque lo Stato. Secondo lei, parliamo dello Stato italiano, ma anche dello Stato albanese, visto che voi siete degli albanesi, oltre ad essere italiani. Al confronto vostro, lo Stato italiano ha sempre risposto alle dovute richieste e lo Stato albanese come ha reagito? Guardi, io la ringrazio molto di queste domande, come se lei fosse entrata nella mia mente e avesse ascoltato quello che ho dentro, quindi la ringrazio molto. Allora, lo Stato italiano, in Italia c'è una legge, la 482, che tutela appunto e salvaguardia le minoranze linguistiche, ma qui in Italia ce ne sono altre, tante. E poi noi arbres siamo tantissimi, quindi è difficile, come dire, recuperare qualcosa di economico, ecco. E io che sono una insegnante in pensione, abbiamo applicato la 482 a scuola attraverso delle attività laboratoriali come la cucina, per soddisfare la mia passione, ma anche per insegnare ai ragazzi l'antica cucina, visto che sono l'esperta, insomma. E poi anche la lingua, tra l'altro. Io ho fatto teatro e lingua arbres a scuola. I ragazzi, quindi i genitori, abbiamo coinvolto i nonni, poi portavo queste commedie che venivano anche rappresentate alla fine dell'anno, ma poi li portavo in giro nelle comunità arbres, quindi molto apprezzate, e quindi per 12 anni, finché sono stati a scuola, l'abbiamo fatto. Adesso non si fanno più, non si insegna a scuola, non si parla in famiglia. E quindi lo Stato italiano, sì, c'è questa legge, ma si fanno dei progetti non finalizzati a quello che io ho fatto volontariamente, nessuno mi ha pagato perché era la passione e la volontà di esprimere questa identità nostra. I ragazzi sono stati fortunati. Allora, lo Stato italiano quindi fa questo e basta, non può fare più niente, Lo secondo Stato me. albanese? Lo Stato albanese, io lo dico chiaramente perché esprimo il mio pensiero.
potrebbe fare molto di più se ci tiene a conservare l'Arberia. Perché? Cosa dovrebbe fare lo Stato albanese? Fai un appello diretto. Io lo faccio, l'ho fatto anche altre volte, l'ho anche incontrato il ministro della diaspora, nel suo ufficio sono stato. Signor Pandelli Maico, giusto? Sì, e ho anche fatto conoscere, gli ho anche regalato i miei testi che io ho pubblicato a spese mie, fra cui La donna Arbrecht, Ieri, Oggi e Domani e La favola di Pinocchio, Signor Pinocchio, per proporgli alcuni progetti, alcune cose, ma non sono stati presi in considerazione perché evidentemente ci sono altri progetti più importanti, quindi io mi fermo. Ma non basta questo, perché magari si fa, io non lo so quello che succede fra altre associazioni, io parlo della mia esperienza. L'esperienza importante che ho avuto è stato quando è stato l'ambasciatore professor Neritatè in Italia, il quale cosa ha fatto? Non si è preoccupato solo dei nuovi albanesi e quindi contatti quelli che erano di diritti, cioè quello che deve fare l'ambasciatore. Mi ricordo che ha portato a Tirana delle truppe amatori di Arbëresh a interpretare, diciamo, al Teatro Nazionale. Ma lui è venuto in visita qua fra le comunità Arbëresh e posso dire sicuramente con certezza che fra gli Arbëresh c'era un certo terpore, un certo torpore, una certa sonnolenza, tanto dice vabbè. Invece, questa è una mia considerazione. Certamente, parliamo tutti a titolo personale. A titolo personale, lui ha risvegliato un po' quest'anima Arbëresh, perché visitandole gli hanno fatto grande festa, lo hanno accolto come Skanderb, come rappresentante Skanderb, ma poi tutto finisce lì. Lui ha detto a tutti, ringraziandoli, io ho ascoltato le sue parole, dice sì, tutto bello, ma se voi non conservate la lingua, purtroppo la cultura finirà. E aveva proposto anche l'idea del teatro, diciamo, quello che ha visto. Ha fatto delle belle cose lui, però sembra che la signora che ha sostituito non sta offrendo la cultura. No, nessuno ha considerato questo, anche la presenza dei due presidenti, per esempio, è venuto Buglian Sciani, in realtà ha dato a me l'incarico di Mister Imad, che io mi sono anche chiesta ma perché, poi ho capito ecco perché mi era stato dato questo titolo, e adesso io sono anche diventata una missionaria, perché se mi è stato dato questo titolo devo continuare, quindi ringrazio ancora una volta perché voi avete gli strumenti giusti per poter pubblicizzare un po' quel mondo Arbëresh. Cioè, l'Italia offre uno spazio mediatico alle minoranze linguistiche come voi. Lo fate usufruire questo spazio? No, questo è un grosso problema. Questo è un grosso problema. Questo? E questo bisogna chiedere alla politica. Io mi appello sempre, mi metto in contatto, chiedo a dirigenti, perché è una cosa importantissima il fatto dei mass media. C'è Rai 3, per esempio, che è telegiornali e la TV regionale, ecco. E no. Allora, io penso che noi in Calabria non siamo conosciuti neanche che esistiamo qui. E questo è molto grave, perché noi siamo una ricchezza per la Calabria. Una ricchezza per l'Italia e una ricchezza per l'Albania anche. E anche per tutte e tre, per l'Italia, per la Calabria e per l'Albania. Allora, io dico anche una cosa, che questo sembra a titolo personale, che se si fa turismo in Albania e il ministro del turismo, penso che ci sia, porta un progetto, presenta un progetto europeo a Bruxelles, un progetto europeo, ma perché si dimenticano degli Arbëresh che esistono? Cioè, l'Italia non ci considera. L'Albania, sì, bravi, ok, ma che bravi, ma che siete, non eccetera. Tanto parole, come dice Celentano, parole, parole, parole. Parole, parole. E cioè i fatti? Allora io penso che il turista dovrebbe, secondo il mio punto di vista, partire dalla conoscenza dell'Arberia, della storia, per portare poi, quindi un percorso dovrebbe fare il turista. Io lo faccio fare agli amici miei che vengono dall'Argentina, vengono qua e poi li mando in Albania, addirittura nell'hotel dove vado io, nei ristoranti. Quindi io promuovo l'Albania senza un'agenzia praticamente, a titolo. Allora io dico, penso che se io lo faccio con i miei amici, 4 o 5, quelli che sono, ma perché non c'è un canale comunicativo
per far conoscere il modo di avere un canale TV Italia un canale Albania TV. Per gli arbre, giustamente. E Ma l'ho già proposto si avvanderebbe anche l'Albania. Si avvanderebbe anche l'Albania, perché l'Albania, ancora, venire in Albania, ci sono molti pregiudizi. Non è facile per molti calabresi, italiani, lascia stare adesso il periodo. Però questi sono i motivi turistici per far partire l'economia, il turismo culturale. Giustamente, condivido pienamente e mi faccio bussare alle porte di trovare il modo per capire come si può fondare una TV italo-albanese per gli arboreci. È importante, ecco, non serve tante soldi, non servono tanti. Questo è fondamentale, secondo me, più che la Calabria, più l'Italia, dovrebbe essere l'Albania a mettere, non lo so come, perché poi voi siete gli esperti. Io, per esempio, sto sviluppando un progetto dal Tutu Arberi con una giornalista importante, presidente di Albania Excellence, Flora Nicola, e abbiamo fatto delle dirette, ma io col telefonino, io non sono esperta, sono molto ignorante in materia, ma ha suscitato talmente interesse facendo conoscere l'Arberia popolare, non i Giustamente, convegni. giustamente. La Cioè, ringrazio. se l'Arberia popolare è quella che non conosce nessuno, l'Arberia popolare, Giustamente, la bisogna cucina. farlo conoscere al mondo, oltre a Roma e Tirana. Però lo spazio mediatico, finché abbiamo una TV dedicata all'Arbres, è sempre limitato. Così che vi ringrazio di questa intervista, diciamo, interessantissima e piena di informazione per me. E pensa a chi ci ascolta e chi ci vede. Io sono felicissima davvero per aver, come ho detto prima, interpretato il mio pensiero. Noi non abbiamo concordato, sono stata libera di No, io li esprimere il mio faccio pensiero. sempre così informali, perché concordare non è, cioè, secondo la mia esperienza, non è dovuta. Io Vede tutto in veramente modo naturale, viene tutto. spero tanto di creare un canale comunicativo con lei. Glielo auguro, perché abbiamo Lo bisogno di abbiamo questo. già, così che la dobbiamo arricchire. Benissimo, La la ringrazio ringrazio. molto. Auguri e falle asciughe, meno Auguri pace. per l'8 marzo e per tutti gli arboresh. Da Grazie, Tirana, fallo in derecho. Radicale Artur Nura.